Ladies and gentlemen, dal grattacielo più alto di Milano, benvenuti a una nuova puntata di Plastic is Fantastic, una puntata natalizia con un ospite specialissimo. È con noi Mario Maggiani! Ciao Marco! Eccolo qua! Grazie per l'invito, ovviamente. Mi manca il cappellino da Babbo Natale, la barba c'è, è quasi bianca, però dai, il clima c'hai natalizio. Portato qualche regalo. Il clima qualche regalo, ma assolutamente di plastica e imballato con la plastica, ovviamente. Bene, bene. È un piacere averti con noi, Mario, in questa super puntata speciale con un albero di Natale, ovviamente rigorosamente di plastica. Ci mancherebbe, direi doveroso, doveroso. Sì, sì, mi avevano proposto l'albero normale, ma mi sono rifiutato, assolutamente. No, poi dico, vorremmo mica tagliare un albero normale, bravo, poi se no la bravo. CO2, dobbiamo fare il life cycle assessment, diventa un problema, eh. No, perché si dimenticano spesso il discorso sustainability qui, mentre invece con la plastica è estremamente sostenibile. Direi assolutamente, assolutamente bene. Oggi con noi l'uno e trino Mario Maggiani. Sì, più che uno e trino ti dirò, mi viene un po' in mente Gaspare, Melchiorre, Baldassarre. così facciamo i tre re magi. Beh, dai, per la puntata natalizia ci sta, ma ci hai portato i doni? No, quello è Gesù Bambino, anzi, Babbo Natale. Li aspettiamo per la Befana. Bisogna essere politically correct, quindi stavo riflettendo che cosa dovevo dire. Perché hai ragione, sono tempi difficili questi, politically correct, ma noi vogliamo sicuramente bene a tutti in ogni posto, anche a quelli che non gli piace troppo la plastica, noi gli vogliamo bene uguale. Assolutamente. Ma io dicevo, un'etrina è una mezza battuta, ma perché in realtà Mario Maggiani, che è da anni direttore di Amaplast, l'associazione macchine costruttori per gli impianti della plastica, ultimamente sei anche direttore di altre associazioni, ti sei triplicato, non moltiplicato. Esatto, esatto, siccome non ne avevo abbastanza di lavoro con una, ho pensato bene di triplicare. No, in realtà da luglio dell'anno scorso ho assunto la direzione di ACIMAC e di UCIMA, che sono due associazioni, entrambe con sede a Modena. L'una è l'associazione dei costruttori di macchine per la ceramica, il che vuol dire per la maggior parte piastrelle, tanto per essere pratici, e la seconda è UCIMA, che è invece l'associazione dei costruttori di macchine per l'imballaggio e il confezionamento. Quindi in questo caso un settore molto molto vicino a quello di Amaplast, assolutamente complementare, fermo restando che in questo caso si parla di imballaggi di plastica ma anche di altri materiali. E due battute rapide, perché questa decisione? Beh, ma perché pur nell'indipendenza delle tre associazioni si è pensato fosse necessario avere invece un'integrazione operativa a livello di servizi per fare massa critica. Ma qual è stato il segreto di questo successo associativo? Perché non è facile mettere d'accordo diverse strutture, cioè qual è stato quella tu che ha permesso di raggiungere questo accordo? Ma se devo essere sincero non l'ho ancora capito bene neanch'io, no? Al di là delle battute, beh, innanzitutto ci vuole grande disponibilità da parte delle strutture. Da questo punto di vista io devo dire che i colleghi di Modena e di Milano sono stati veramente bravi, come dire, nell'iniziare a lavorare insieme, pur con abitudini, culture diverse, e nel costruire un team. I consigli direttivi delle tre associazioni sono stati di grande aiuto perché hanno sposato in pieno il progetto e quindi hanno facilitato questa aggregazione operativa. L'unico che sta facendo il flipper sono io, che faccio dire. Io abito a Pavia, faccio Pavia Milano Modena, Modena Milano Pavia, insomma, però non ci lamentiamo. Perché ti piace viaggiare? Ma perché mi piace viaggiare, e poi perché devo dire onestamente è una grande soddisfazione a livello personale ed è anche una grandissima sfida da un punto di vista professionale. Veramente. L'Amaplast, come le altre associazioni, sono protagoniste in alcune fiere di settore importantissime, vedi Plast, e abbiamo una novità per il 2022, so che ce ne vuoi parlare un po', ed è il Green Plast. Sì, esattamente, questa è una novità
a tutto tondo, è la novità delle novità, nel senso che, come sappiamo, come tu sai perfettamente, noi ci siamo visti costretti a rinviare Plasta, che era previsto nel 2021 per questione di emergenza Covid, certo, come d'altronde hanno fatto la maggior parte delle fiere del settore. Abbiamo deciso di non andare sul 2022 per evitare una conflittualità col K che abbia messo in difficoltà innanzitutto i nostri affezionati espositori, e quindi Plasta sarà ai primi di settembre del 2023. Tuttavia, nell'analisi di questa situazione ci siamo resi conto che c'era, come posso dire, un vuoto espositivo, passami questa espressione, in termini di tecnologia per le materie plastiche, ma con un forte focus green. E quindi di fatto dal 3 al 6 maggio del prossimo anno a Milano ci sarà questo Green Plast, che peraltro si svolgerà negli stessi giorni di IPACHIMA, di Print for All, di Intralogistica. Quindi in un certo modo va a ritrovare quell'accordo fortunato, la famosa che ci fu con Plast, Innovation Alliance. Alliance. Per di più ci sarà la novità anche dei Farmintech, sempre in contemporanea. Allora, in poche parole, una fiera di dimensioni ovviamente limitate, abbiamo opzionato un padiglione che è il padiglione 14, con una formula molto snella anche da un punto di vista economico, quindi fino ai 48 metri quadrati si potranno acquistare soltanto aree preallestite ad un prezzo che, tanto per essere pratici, è il prezzo a cui vendiamo l'area nuda di Plast, mentre dai 48 metri quadrati in su sarà possibile anche personalizzare le zone. Ma l'idea è quella non solo di una mostra tema green, ma di una mostra convegno, e quindi stiamo organizzando un convegno di grandi dimensioni. Ci aspettiamo innanzitutto internazionale, ci aspettiamo intorno ai 400 partecipanti, che si svolgerà nei primi due giorni di fiera. Quindi un modello un po' diverso da quello della solita fiera, un modello più nell'ottica della mostra convegno, con anche un aspetto economico per invogliare gli espositori non indifferente, non irrilevante. Ecco, ma questa onda del green, questo movimento d'opinione della sostenibilità che è partito da una decina d'anni ma adesso sta andando sempre più forte e in qualche modo a volte è andato anche un po' a minare la reputation della plastica. Certo. Secondo voi durerà parecchio una onda che... E poi quale cadenza avrà la fiera poi? Allora, guarda, innanzitutto per darti la prima risposta, dal mio personale punto di vista sì, è un'onda che durerà e durerà a lungo. Io devo dire, in periodo Covid ho avuto anche qualche, non dico discussione, ma qualche confronto con associati o comunque con operatori del settore, i quali mi hanno detto ma adesso hai visto, la plastica torna di moda perché la plastica è igienica, perché il monoporzione, perché tutte le cose che noi sappiamo perfettamente. E mi ricordo che io, come dire, non per fare l'uccellaccio del malaugurio, ma avevo detto guardate che appena l'emergenza, non dico scomparirà perché purtroppo non è ancora scomparsa, però rientrerà un attimino nei binari, la questione plastica tornerà di nuovo in auge. E credo che l'abbiamo visto tutti, cioè Greta Thunberg a settembre in Scozia, gli incontri eccetera eccetera. Quindi sì, secondo me non è, se la domanda è un fenomeno passeggero, no, è un fenomeno sicuramente del lungo periodo, per cui bisogna lavorarci tanto. Io sono sempre stato, ma anche in passato per altre questioni, come dire, contrario al muro contro muro, non porta da nessuna parte. Bisogna sederci, bisogna parlare con tutti, bisogna parlare anche con l'ONG, bisogna veramente, come dire, avere un confronto costruttivo con tutti per cercare di risolvere il problema. Poi potremmo farci 10 puntate, non una, certo, sull'argomento, ma non faremo, ma mi taccio, tu sai che io sono un chiacchierone. No. Ecco, ma invece, che cadenza prevedete per il Green Plast?
Ma la cadenza rimarrà triennale, quindi l'idea è quella sostanzialmente di proseguire la collaborazione con l'Innovation Alliance. Ovviamente poi purtroppo oggi, come tu sai, abbiamo un calendario fieristico che è diventato una follia. Stiamo vedendo anche in questi giorni le fiere che vengono cancellate, riposizionate, eccetera, eccetera. Quindi la decisione nostra, l'obiettivo nostro è quello. Dopodiché vediamo, perché purtroppo fin quando questa pandemia non sarà totalmente passata e gestita, diventa veramente difficile avere dei calendari fieristici che siano stabili. La situazione è sempre molto liquida, insomma, può sempre succedere qualcosa. Direi che è il termine più corretto. Quindi niente, si continua, diciamo, a stare sul chi va là da questo punto di vista, ma molto reattivi, tutte le fiere lo sono state di questo tempo. Ecco, Mario Maggiani è in questi settori da tanti anni. Ha un ruolo privilegiato, soprattutto con questa sua trinità, diciamo, di direzione. Ecco, chi meglio di lui può darci magari anche un punto di vista generale sulla situazione, ecco, economica e su un prossimo futuro? Ma guarda, Marco, ti devo dire, la situazione è assolutamente positiva. Stiamo per chiudere il 2021 e lo stiamo per chiudere con risultati assolutamente positivi, direi forse quasi inaspettati, di crescita, in alcuni casi addirittura di forte crescita in entrambi i tre settori, cioè quindi parlo macchine per la plastica, macchine per imballaggio e macchine per ceramica, con incrementi a doppia cifra che di fatto o ci riportano a livelli pre-crisi oppure molto vicini ai livelli pre-crisi. Devo dire che gli ordini anche per il 2022 sono ordini molto buoni. Come media statistica teniamo in considerazione che le aziende hanno in pancia almeno 6 mesi di ordini, ma direi che per quelle che fanno impianti, per esempio, abbiamo addirittura il 2022 quasi completamente coperto. Guarda, ti dirò, parlavo proprio l'altro giorno con un imprenditore che mi ha chiamato e mi dicevano: io ho chiuso il 2022, il prossimo ordine che accetto sarà sul 2023. Dall'altra parte però non sono tutte rose e fiori, nel senso che le nostre aziende stanno vivendo un periodo molto difficile per quanto riguarda tutti gli approvvigionamenti e la supply chain. Cioè il tema è noto, lo si legge praticamente tutti i giorni sui giornali, materie prime, ma ti direi nel caso dei costruttori soprattutto componentistica elettronica, una scheda, un microchip, eccetera. Cioè ci sono ormai dei tempi di attesa ma non più di settimane, ma di mesi, ordini che ti vengono rinviati di 2 mesi il giorno prima della consegna. Ero la settimana scorsa a visitare un'azienda e questo imprenditore mi faceva vedere un impianto da 1,5 milioni di euro, finito, pronto per la consegna, bloccato da 1 mese perché gli mancano dei componenti che non arrivano. Ma non è che non li trova in Italia. Sì, non arrivano. Non li trova in Europa, non li trova nel mondo. E io temo purtroppo che questa situazione si andrà stabilizzando, ma in qualche modo ci condizionerà per tutto il 2022. Ma nonostante questo i nostri settori continuano a crescere, incredibile perché sono bravissimi evidentemente, nonostante tutto. Assolutamente, io devo dire che ancora una volta lo spirito di adattamento, la flessibilità, l'ingegno italiano ci ha consentito di fare quello che stiamo facendo. Quindi avanti tutta. Nubi all'orizzonte, però siamo sotto Natale, abbiamo anche l'albero rigorosamente di plastica alle nostre spalle, quindi dobbiamo essere fiduciosi e ottimisti. Benissimo, e con questo salutiamo i nostri ascoltatori e insieme vi salutiamo con il nostro Plastic is Fantastic. Grazie Mario Maggiani per essere stato con noi, è sempre un piacere. E non so se si può dire, però ma sì, diciamolo, buon Natale a tutti. Buon Natale. Buone feste. Grazie ancora. Grazie.